Allora, farò questa crostata con queste farine, farina del Mulino Marino, macinata a pietra. Vedete, questa è una farina apposta per crostate e biscotti, ma anche il pane naturalmente ci si può fare. E ci metterò anche un po' di zero, sempre del Mulino Marino, magari per non farla venire, troppo scuretta. Però se volete potete usare direttamente tutta l'integrale. Qui c'è un uovo delle mie galline. Il lievito ne userò soltanto un cucchiaino, la vanillina, il limone del nostro albero che è un po' verde, però va bene lo stesso. Il burro, lo zucchero. Allora, se faccio l'impasto con l'impastatrice, il burro lo lascio così, lo metto soltanto a pezzettini. Altrimenti, se la fate a mano, vi consiglio di scioglierlo leggermente a bagnomaria. Ok, procediamo. Quindi butto le farine nella ciotola della planetaria e ci metto il burro a pezzettini così. Si è un pochino ammorbidito perché l'ho lasciato a temperatura ambiente. E quindi va bene così, in modo che faccio sfarinare bene con la farina, ma anche a mano si può fare, volendo, altrimenti lo sciogliete leggermente senza farlo cuocere. Allora, giro così con la foglia, un pochino, vedete, già si è un pochino spezzettato, ma faccio girare un altro pochino e poi ci aggiungo subito lo zucchero. Ok. Mi sono accorta che nel canale non avevo un video con una crostata classica, forse l'ho tolto perché era un po' vecchio, ci sono altri tipi di crostate. Ma una così classica o integrale manca. Allora, adesso è il momento di mettere l'uovo, sempre con la foglia. La pasta frolla si fa girare poco, non molto. Qui c'è la vaniglia, il lievito e la buccia del limone, un po' verdino perché sono nuovi, stanno arrivando quelli nuovi. Bene, faccio girare ancora un pochino e basta. Ok. Eccola qua. Allora, adesso la metto un attimo sul piano di lavoro, ci ho messo un po' di farina, se serve aggiungo un pochino di farina di tipo zero, la stessa che ho usato per l'impasto, insieme all'integrale. Naturalmente questa è una dose piccolina per una crostata, non tanto grande, poi vi dico la misura della teglia. Così la rilavoro appena appena un pochino. Lo faccio riposare almeno mezz'ora. Mi preparo la carta così prendo la misura. In questo modo ho piegato la carta forno, poi taglio, altrimenti mettetela sotto, fate il segno del cerchio e tagliate. Io faccio così, la faccio un pochettino più larga così mi si stacca bene anche nei bordi. Non attacca. Ci metto un po' di burro. Allora, questo contenitore è largo 23 centimetri di diametro. Ecco qua. Sì, è un po' grandina, non importa. Va bene così. Ancora un po' di burro. Ok. Riprendo la frolla. La
Adesso ci tolgo il pezzettino per fare le strisce. Vado d'occhio, così tanto la faccio spesso e bene o male mi regolo. Poi vado ad allargare, l'allargo sopra sempre sulla carta forno, se volete anche con il mattarello, ma io metto il foglio sopra così non si attacca. Ok. E l'allargo piano piano. La crostata sì, va bene anche sottile, ma in questo caso, visto che è integrale, almeno io la preferisco un pochetto più spessa, quindi questa dose va bene. Ecco, vedete, poi c'è un cucchiaino di lievito, quindi magari un pochino cresce anche di volume. Bene, la vado a posizionare dentro. E poi me la aggiusto con le mani, ritaglio i bordi che sono un pochino troppo alti, lo ritaglio con un coltello così, tanto poi ci vado a mettere un cordoncino di pasta frolla. Ecco qua. Si vede la carta esce un po' fuori, vabbè, non importa. Ci metto un cordoncino attorno, altrimenti se volete potete fare quando fate le strisce, dopo aver messo la marmellata, mettete direttamente una striscia, ma io preferisco fare così. Poi con la forchetta picchietto così per dare un po' di ricamo, diciamo. Ok. Io metto questa marmellata di albicocche, questa è una marca dell'Alto Adige, Trentina, d'Arbò. Naturalmente se avete la marmellata vostra è ancora meglio, ma questa è ottima, io prendo sempre questa perché è veramente buona. Sapete che sono fissata con l'Alto Adige. Fissata, vabbè, insomma, ci piace perché lo frequentiamo da tanto tempo e quindi quando trovo i prodotti di su li prendo. A me piace tantissima marmellata e quindi abbondo. E poi mi preparo le strisce. Io le faccio così, procedo così, mi aiuto con la farina perché sennò altrimenti si spezzerebbero. E allargo un pezzetto di pasta frolla e poi con la rotellina taglio, ne faccio un po' per volta così mi regolo. Ecco qua. Altrimenti allargate tutto il pezzo e fate le strisce, però preferisco fare così, così riprendo anche i pezzettini che non uso. Oppure potete fare direttamente i cordoncini, che sono molto più semplici, diciamo, delle strisce. Bene, continuo. Allora, nel frattempo ho acceso il forno, io metto ventilato a 170, 170 ma anche 180, dipende dai vostri forni. No, scusate, aggiusto un pochino le strisce, così appena pronta la vado subito ad infornare. Eccola qua. Vedete che la dose è giusta, è avanzato giusto qualche pezzettino. Allora, la faccio cuocere all'incirca 40 minuti. Dico all'incirca perché poi, a seconda dei vostri forni, se vi piace più cotta, tenetela ancora un pochino di più. Eccola qua. Stiro
Stacco, la faccio raffreddare un attimino e stacco subito il contenitore. Ok. La carta, vedete, alla fine serve perché non mi ha fatto attaccare ai bordi perché succede con la marmellata. Ah, non vedo l'ora di assaggiarla, eh. Adesso aspetto un altro pochino perché è ancora calda e poi ne assaggio subito un pezzetto. Però come al solito non resisto e quindi vado a tagliare che è ancora calda, quindi la marmellata, vedete, non è bella rappresa, deve freddare, certo, però calda mi attira molto assaggiarla calda. Eh sì, sono un po' golosa, eh. Forse un pochino di più di cottura ci stava bene, magari 5 minuti in più. Infatti mi sta scappando la marmellata, avete visto? Ne ho messa troppa forse. È bella, è profumatissima poi. Mentre la cuocevo si sentiva, sprigionava quel bel profumino. Bella, bella, mi piace molto. Assaggiamone un pezzetto. Non so se arriverà fino a stasera. Eccola qua. La marmellata che cola così, spettacolare. Buona, veramente buona, buonissima. Sì, con questa farina, io faccio spesso crostate con farine normali, ma con questa è spettacolare. Bene, vi ringrazio della visione, amiche ed amici, un saluto a tutti, ci vediamo prossimamente con un altro video. Vi invito come al solito ad iscrivervi al canale, a lasciare un like ed attivare la campanella per poter ricevere le notifiche. Ciao a tutti!